di Galileo Espresso. Io mi domandavo, il punto focale dell'associazione tra la CCSVI, l'esclerosi multipla sclerosi e il metodo di indagine. Nella Consensus Conference si parla di un metodo, diciamo, di un riconoscimento di linee guida standardizzate per la diagnosi di CCSVI, che mi sembra faccia un riferimento al metodo basato sul Doppler, lei inizialmente, diciamo, utilizzato. Poi però nel comunicato stampa, non so, magari diventerà più chiaro illustrando i dati durante la conferenza stampa, si parla di studi epidemiologici che mostrano associazioni elevate percentuali, 86%, 90%, tra sclerosi multipla e CCSVI, ma non solamente quello dell'86% del professor Bastianello riporta essere fatto con EcoDoppler, l'altro si parla di venografia transcatetere. Ora vorrei sapere in che modo, cioè, questi sono tutti fatti a priori, quindi non rispettano già i criteri. Allora, deve distinguere bene che cos'è una consensus conference e che cosa sono stati i contenuti invece. La consensus conference si basa su tutto quanto era stato fatto in precedenza e si è inserito quindi un documento perché si è visto che le metodiche Eco-Doppler avevano risultanze diverse. Questo è probabilmente legato al fatto che non c'era un protocollo estremamente preciso che consentisse di riprodurre risultati nei diversi laboratori. La Consensus Conference praticamente ha emanato un documento che serve per dare, delineare ancora più approfonditamente, molto dettagliatamente, come deve essere fatto questa diagnosi con l'Eco-Doppler. E quindi da lì poi si lavorerà, si spera, ottenendo dei dati che sono un pochino più comparabili e meno distanti fra i diversi laboratori. E questo è un aspetto. Poi, invece, all'interno del meeting abbiamo avuto diversi tipi di contribuzioni. La maggior parte di queste contribuzioni sono contribuzioni con un metodo invasivo, che è la flebografia con il catetere. Però ci ha dato dei dati molto importanti, anche perché sono tutti allineati. Abbiamo avuto dati dagli Stati Uniti, dalla Grecia, dalla Giordania, dalla Polonia, cioè da differenti paesi. E con questo sistema, però invasivo, non può essere applicato sulla popolazione in generale, ecco. Poi erano già pazienti selezionati, si è trovato che più del 90% di queste persone che avevano fatto questo tipo di procedura diagnostica si trovavano delle stenosi. Il professor Bastianello invece ha presentato, se fate riferimento a questa presentazione, uno studio multicentrico. È interessante perché il primo multicentrico e ha dato un'associazione dell'86%. Poi sulla popolazione normale abbiamo avuto un contributo di Mark Hackey della Wayne State University che utilizzando l'attacca geografia su pazienti normali ha trovato evidenze di stenosi in, mi sembra, 8% dei casi, 7.6% of cases, yes, no, attorno all'8%. E questo è stato anche commentato dal professor Zibanino, che su Radiology aveva pubblicato nei normali 13%. Quindi praticamente utilizzando questi sistemi diversi dall'Eco-Doppler, però diciamo certamente più impegnativi, più invasivi, hai una grossa distanza fra pazienti e invece persone che non hanno a che fare con la sclerosi multipla. Non so se siamo stati chiari. Chiarissimo, l'unica cosa. Nel Sì. studio del professor Bastianelli sono stati considerati solamente i malati di sclerosi multipla. Sono stati consigliati, lui ci ha parlato solamente di pazienti con sclerosi multipla. E in questo caso l'Eco-Doppler risponde ai criteri, diciamo, alle linee guida ad oggi disponibili per. Era sicuramente abbastanza aderente,
La cosa interessante è che lo studio è stato fatto in centri diversi, anche con apparecchiature diverse, ma con personale che però era stato, come dire, istruito, avevano cercato di uniformare il protocollo. Quindi, per dire che il training dell'ecodoprevista è molto molto importante. Mi scusi, per cercare di capire, perché lo studio del professor Bastianelli, cioè io la prima volta che lo sento. Bastianello. È la prima volta, perché questo è un meeting, quindi è stato presentato qui. E quindi lo studio dell'AIFMA che si propone di essere multicentrico per determinare la soluzione non è il primo studio per... Ma per adesso, quello è uno studio che è un altro studio ancora, multicentrico, che è in corso, però nel frattempo si è concluso questo, che ha anche la qualità di essere uno studio internazionale, perché ci sono centri italiani e anche centri stranieri che hanno partecipato, però occorrono sempre tanti studi per diciamo avere delle conclusioni, non è che questo sia in contrapposizione, no, questo ha dato questo risultato. Ok, grazie.